parlare, non me ne vogliono gli altri, ma anche la Micacci, che quest'anno è stato campione d'Italia e ha portato in alto il nome dell'Abruzzo. Come regione continuiamo a investire sulla disciplina sportiva, dando finanziamento alle associazioni, e io nell'ambito del sociale sto cercando di fare una serie di progetti speciali per far sì che le tante persone in difficoltà possono essere incluse nella vita civile tramite lo sport, perché lo sport è anche inclusione. Dobbiamo trasmettere quei valori che sicuramente sono importanti per uno stile di vita migliore tramite lo spirito di sacrificio, che sicuramente contraddistingue la Abruzzese. Un momento di premiazione, perché vuol riconoscere alle società, ai giovani atleti, ai dirigenti, ai tecnici che si sono impegnati durante la stagione 2023, sia dal punto di vista del riconoscimento proprio sportivo, ma soprattutto anche dal punto di vista dell'impegno che hanno per cercare di promuovere lo sport e tutti i suoi valori, che sono quelli della fratellanza, della pace, dell'amicizia, del sacrificio soprattutto, dell'impegno per cercare di ottenere certi risultati. Quindi quest'anno che stiamo festeggiando oggi, la festa provinciale del CONI di Teramo, ne seguiranno altre tre per tutte e quattro le province, dove saranno appunto premiati tutti coloro che si sono evidenziati nel corso della stagione agonistica 2023. La prima premiazione che si fa a livello regionale è quella di Teramo, abbiamo scelto questa data, uno doveva fare, quindi abbiamo scelto Teramo. Torniamo all'università e tantissimi i premiati oggi pomeriggio. Sì, sono tantissimi premiati e di grossa qualità, lo dicevo prima, e sono onorato di poter premiare queste persone, poi questi atleti, queste società che sicuramente hanno dato veramente lustro non solo alla provincia di Teramo, ma pensa all'Abruzzo e all'Italia intera. In tutte le discipline non si fa alcuna distinzione, giusto? Beh, alcune hanno ottenuto a livello mondiale, alcune a livello italiano, insomma. Poi indubbiamente, non so, ecco, per esempio la Micacci ha vinto un campionato italiano, ma poi ci sono altre società che sono state promosse nelle categorie superiori, per esempio il Pineto che è andato in Serie C, insomma. Sì, però non si fa distinzione, cioè, perché lo sport è importante tutto, non c'è lo sport è importante a 360 gradi, tutti sono uguali, tutti sono importanti, poi ci sono difficoltà sia a ripetere sia a essere promossi, insomma. E questa quindi è un'occasione per davvero premiare il merito che lo sport ha a livello sociale. Noi indubbiamente premiamo chi si è distinto a livello nazionale, europeo, mondiale, ma sicuramente premiamo, diciamo, quelli che si impegnano nello sport. Lo sport è una parola, scusa se lo dico, ma è una parola che capiscono tutti. In qualunque paese dici sport capiscono di cosa vuoi parlare.